partecipare e presenziare alla nuova piantumazione di questo albero, che per i ragazzi della Minutoli è un evento molto importante, perché rappresenta per loro l'omaggio alla natura e il loro pensiero positivo sul recupero della natura, non soltanto di Palermo, ma del loro mondo in generale. L'atto a cui loro hanno assistito, a quest'atto di questo furto, di questo vandalismo, come hanno detto bene loro, è un atto fatto, messo in opera da uno sciocco, quello che è stato da loro indicato qui, aggettivato in modo molto gentile e garbato da parte loro. È un atto veramente che dà il segno di quanto sia poco diffusa la sensibilità della natura. E noi speriamo in questi ragazzi, speriamo nei nostri figli, e che il pensiero puro, il pensiero nobile di questi ragazzi sia sempre più diffuso e contagi quanta più gente possibile. Importanti parole quelle del procuratore Petrini, che lasciano ovviamente il segno, perché remare contro i bambini significa remare contro le future generazioni. Un gesto del genere è uno sfregio sia per i bambini ma anche per la nostra città. Io credo che i tantissimi palermitani, che rispetto a tantissimi anni fa sono cambiati, i tantissimi palermitani adesso riescono pure a rimproverare chi in qualche modo cerca di danneggiare o inquinare l'ambiente. Ecco, noi dobbiamo continuare, ognuno di noi deve continuare nel mortificare tutti coloro che non hanno rispetto per l'ambiente. E questa è una dimostrazione chiara e plausibile. I bambini ci tengono all'ambiente, noi dobbiamo far sì che questi bambini abbiano, come solitamente accade, noi come rappresentanti.